Alessandro Falzini, presidente della Proloco di Salutio, ritorna con una nuova iniziativa, questa volta un valore aggiunto di un territorio, in questo caso Paolo Sacchi, eroe risorgimentale dimenticato, come capita molto spesso, credo, no? Tra i meandri, ma questa volta lo riportiamo alla luce. Sì, non solo dimenticato, ma devo dire anche sconosciuto ai più, me compreso. Noi l'abbiamo scoperto da poco. Abbiamo la documentazione che Paolo Sacchi è nato ed è stato battezzato a Salutio e visto che è stato un eroe risorgimentale, di concerto con il comune e anche con i discendenti di Paolo Sacchi, la famiglia Santori, abbiamo deciso di mettere in piedi questo progetto che è l'Operazione Risorgimento. Oggi è la prima fase, c'è cioè questa conferenza dedicata sul Sacchi, e poi nella primavera del 2021 ci sarà l'intestazione di una strada e anche depositiamo una targa ricordo nella cappellina dei caduti, sempre lì a Salutio. Franco Acciai, storico anche di questo territorio, credo che sia importante questa memoria di Paolo Sacchi. Ma perché diventa proprio come eroe risorgimentale, soprattutto in parte da qui la sua storia? Qui nasce, qui è Nasce battezzato. qui, nasce, nasce al castello. Lui era uno dei diciamo un figlio del proprietario del castello in quel momento, i Sacchi, poi dopo il castello è stato venduto, che deriva da una ricostruzione rinascimentale del vecchio castello di Salutio da parte dei Teri, che sono poi all'origine di tutta la chiesa, no? Importante. Dunque, questo ragazzo va a studiare a Bibbiena dallo zio, che era canonico suo a Bibbiena, e poi studia. Credo che anche fosse in qualche maniera coinvolto nell'insegnamento. Ha fatto un'esperienza nell'esercito lorenese toscano. Quando nel 48 nasce, no, diciamo questa spinta al primo movimento nazionale, si richiedono volontari. Voi sapete che il gruppo degli studenti di Pisa poi partecipa autonomamente alla prima guerra d'indipendenza e combatte a Curtatone. La battaglia di Curtatone, piccola di per sé, però diventa importante e decisiva, anzi, perché? Perché gli austriaci attaccano proprio lì, pensando che fosse una passeggiata, no? Che c'erano qua quattro ragazzi scalcagnati, quindi armati alla pelo peggio. E invece trovano una resistenza accanita e sono costretti a fermarsi. Quindi l'esercito piemontese riesce a dislocarsi, il giorno dopo vince la battaglia di Goito. L'elemento interessante, quando è venuto fuori questa memoria, quello che ci ha colpito è che il Sacchi era, diciamo, in prima linea. Erano venute a mancare le cartucce, quindi gli è preso lo sconforto, bisogna andare via, bisogna rinunciare, e lui si è alzato: no, i morti daranno le cartucce ai vivi, gli fanno dire così. Ma lui cosa fa? Va nella linea austriaca, nei caduti, porta via le cartucce dalle giberne degli austriaci e le porta di qua per 3 volte, poi alla fine lo feriscono e lo prendono prigioniero, lo portano via. Il prigioniero va a finire in Cecoslovacchia, grosso modo, in Boemia. Quando c'è l'armistizio, poi lo scambio dei prigionieri, lo liberano. Però cosa succede? Che lui aveva questa ferita alla coscia, doveva tornare a piedi, ovviamente gli si riapre la ferita e muore purtroppo in esilio. Perché è qui, questo gesto tremendo, uno si butta nelle linee nemiche e riporta, quindi c'è questo atteggiamento che ti dà fierezza, no? Ed è uno dei primi esempi di garibaldinismo. Insomma, Garibaldi arriva anche lui, ma non erano lì, Garibaldi non era con loro, ma questo è lo spirito che poi animerà una larga parte del Risorgimento, e quindi ci è sembrato di doverlo richiamare in memoria. Professor Daniele Santori, una bella eredità storica, dobbiamo dire, le appartiene se pensiamo al Risorgimento e pensiamo a Sacchi. Sì, è un'iniziativa che è nata per una combinazione di varie circostanze. La prima è che io ho avuto in eredità il castello di Salutio, una parte del castello di Salutio,
da parte di nonna materna, che era una Sacchi. E questa famiglia Sacchi è a Salutio dai primi dell'Ottocento, occupò il castello che era dei Conti Teri, che sono una famiglia nobile addirittura che risale al 300. E io ho sempre visto nel salone un quadro in cui c'era ritratto un giovane dall'aspetto distinto, che fra l'altro somigliava anche molto alla mia mamma, con la barbetta alla Cavour. Da bambino non ci feci caso, ma poi domandai e mi dissero che era un eroe, che era morto nella battaglia di Curtatone. E la seconda circostanza è che l'amico Nicola Fognani, che ho conosciuto recentemente, sta facendo un lavoro che secondo me è molto importante, sta ricostruendo le genealogie di tutte le famiglie salutiesi, quindi si sono incontrati e abbiamo scoperto delle cose molto interessanti. Che fra l'altro il Paolo Sacchi, che è considerato da tutti bibbianese, invece è nato a Salutio, è nato nel castello, probabilmente nella stessa camera dove dormo io attualmente. E quindi mi sono messo a studiare un po' la situazione e ho scoperto che effettivamente era un eroe veramente fulgido di quella che è stata il Risorgimento italiano in sostanza. Professor Santori, il castello è un punto di riferimento importante e importanti sono le memorie proprio che vi si conservano all'interno proprio delle mura, quindi un bene importante per questo territorio. Io, siccome ci sono nato, ci sono molto affezionato e attualmente ho in corso una causa contro il demanio, purtroppo, perché loro lasciano crollare tutto. Sono crollati dei tetti lì accanto, mi piove in casa, sono 3 anni che... Ora, finalmente, con la sentenza del giudice alla mano, sono arrivato alla conclusione che devono fare qualcosa, in sostanza. E questo mi fa piacere, perché praticamente lì andrebbe tutto in rovina se qualcuno non interviene. Insomma. Perché si sa, no? Si rompe una tegola. Io personalmente monto sul tetto, se c'è una tegola rotta la cambio, non succede niente. Questi sono 15 anni che non ci mettevano i piedi. Sacchi, Risorgimento e la battaglia di Curtatone. Quanto è stata importante la battaglia di Curtatone nel nostro Risorgimento? È stata fondamentale, perché è stata una battaglia persa purtroppo, però è stata strategicamente fondamentale, perché il re Carlo Alberto non ci fece una gran bella figura in sostanza. Lui aveva attaccato guerra, era arrivato fino a scingere da Stelio Peschiera, però poi dopo si era fermato aspettando di attaccare Verona, dove si era rifugiato il Radeschi, che cadesse Peschiera per poter riversare le forze su Verona. E quindi cosa fece? Si ritirò dalle posizioni acquisite, stabilendo una linea di difesa molto fragile lungo il Mincio, fra Curtatone, Montanara e San Giorgio. Ma questo naturalmente è un errore tattico clamoroso, perché dette modo al Radeschi di poter manovrare. Quindi lui astutamente non attaccò Peschiera da Verona, da est, passò da Mantova da sud e prese l'esercito piemontese alle spalle. Se non ci fosse stata la resistenza dei nostri studenti a Curtatone, sarebbe stato un disastro. Invece loro resistettero stoicamente per 2 assalti. Fate conto che il rapporto di forza era di 5-1. Cioè loro, oltretutto, avevano anche delle armi un po' così raffazzonate, mentre gli austriaci e i piemontesi, anche i granatieri napoletani, avevano delle armi moderne, insomma. È che i comandi non si fidavano, cioè dicevano: questi sono studenti, al primo assalto. E invece resistettero a 2 attacchi condotti in forza e anche con l'appoggio dell'artiglieria, perché loro avevano 2 cannoni contro 24 degli austriaci. E trattennero, dopo al terzo assalto, con l'appoggio dell'artiglieria, dovettero cedere. Perché? Perché avevano finito le munizioni, perché l'artiglieria aveva fatto saltare il deposito delle polveri. E qui arriva Paolo Sacchi, il quale, mentre i nostri si davano lo sconforto che volevano ritirarsi, lui disse no. Si mise carponi sul campo di battaglia, sotto il fuoco nemico, a prendere le cartucce dai morti per portarle ai vivi. Ci andò 3-4 volte, poi fu ferito a una coscia e quindi fu portato in un ospedale. Poi lì, quando i nostri si ritirarono, fu preso prigioniero e morì in campo di concentramento a Budvai. Quindi un eroe fulgidissimo. Maresciallo Maggi, si parla degli armamenti, qui siamo nel periodo risorgimentale, insomma dobbiamo valutare che tipo di situazione c'era. Questo nostro Sacchi va addirittura a recuperare le cartucce, ma erano tempi non certo di oggi, è vero? Assolutamente no, ecco, noi dobbiamo immaginare questi studenti che si sono presentati lì un po' all'arrembaggio, un po' nemmeno come guerrieri, e si sono trovati a combattere
con un esercito ben fornito e molto superiore anche come uomini, quindi gli armamenti erano scarsissimi, anche se le armi da fuoco come fucili e come pistole potevano colpire, però erano talmente laboriose, talmente perfette, ma laboriose nel ricarico, perché erano caricate a vancarica e quindi dopo aver sparato dovevano essere manutenzionate, ricaricate e quindi con perdita di tempo e perdita di tante cose. Erano ben preparati, però le cartucce erano un momento di costruzione, quindi le cartucce ancora non esistevano. Esisteva la vancarica con il fulminato di mercurio che caricava e che faceva esplodere la carica esplosiva. Quindi era laborioso anche lo sparo e quindi le armi erano più che altro quelle da le spade, le sciabole, le armi da difesa in quel modo lì. Quindi erano anche se di modello recente in quel momento, ma sempre dietro a quelle austriache. I fucili erano del 1777, modello 1736 e poi differivano da quelle portate a cavallo, che erano molto più corte. Invece quelle da truppa, sia la sciabola che i fucili, erano molto lunghi, avevano la baionetta lunga, quindi era un faldello che non da paragonare con le armi, è ovvio, di oggi, che abbiamo già, io ho già abbandonato. Sono curiosa, maresciallo, sì. Ma erano meglio i nostri armamenti o quelli degli austriaci? In quel periodo erano efficienti anche quelli austriaci, però i nostri erano lavorati, le parti d'arma erano talmente preparati con materiali preziosi, cioè fatti bene, quindi erano fatte bene le pistole. Poi con l'avvento di questo, come si dice, di queste battaglie è sorto le prime cartucce. Sono sorte le prime cartucce con la culatta, con la percussione, ma purtroppo nei fucili era sempre talmente la potenza che i fucili, per i fucili non le avevano ancora fatte e non c'erano le fabbriche o chi le facesse queste cartucce. Ecco perché Paolo Sacchi è andato a cercare le prime cartucce anche nella sua battaglia, perché diciamo che è un eroe, perché andare lui come caposquadra, andare a cercare le pallottole, che le cartucce che sono rimaste come si dice, agli altri che sono morti, non è da poco, ci voleva coraggio. Ha usato un termine molto bello, lui come caposquadra, lui avrebbe mandato qualcun altro, lui per primo si pone naturalmente al servizio degli altri, esatto. E quindi lo rende questo anche eroe, no? Quindi è un eroe, io oggi come militare, è un eroe doppio, perché ha dato esempio nel andare a cercare i cartocci, i colpi per poter rioffendere e difendere in quel caso la nostra brava Italia. Acciai, il risorgimento di ieri, il valore della patria, il sentirsi italiani e poi naturalmente l'Italia oggi in un contesto europeo. Che mi dice? L'Italia a quel momento era più o meno uguale, erano tanti stati separati, non avevano un'idea unitaria per niente. Poi in 50 anni riuscì a venire fuori il risorgimento. L'Europa era una situazione del genere, è frazionata, è debole, è circondata da stati potentissimi, deve trovare la sua strada, ci vogliono queste persone qui per farla muovere. Come Proloco di Saluttio diamo questo attestato di stima e di amicizia alla dottoressa Stefanella Baglioni, che da 10 anni, fin da quando noi siamo nati, sempre ci segue con i suoi servizi e questo ci riempie di orgoglio. E per questo noi abbiamo piacere di omaggiarla. Grazie, peccato che qualche volta non sia presente, questo naturalmente me ne scuso, ma io sono orgogliosa di
di essere così a volte proprio insieme alla Proloco di Salutio, perché la Proloco di Salutio sono piccoli, sono nati con i carretti. Sono nati con i carretti. Quando hanno... la stanza dei giochi era la strada. Quando la stanza dei giochi era la strada, sono nati con i carretti e poi hanno continuato, hanno fatto fare un campionato con i carretti, carretti, e quindi hanno dato il via a un'altra storia. Hanno creato l'opportunità di una storia culturale attorno alla Pieve di Sant'Eleuterio e lì nasce anche un libro. Hanno creato ambienti gradevoli per il paesino, come naturalmente i giardini, ma hanno creato anche opportunità di lavoro e luoghi di incontro come la botteghina. Sì. Questo credo che sia forte e importante, lo scopo anche di una Proloco, che sia anche piccola, però ha veramente la volontà di offrire cultura, di offrire strategie anche naturalmente. Lottiamo per non far morire l'identità di una comunità, soprattutto nelle piccole comunità pedemontane. Io credo che sia assolutamente fondamentale riuscire a mantenere uno spirito di gruppo molto importante e partecipativo. Grazie Alessandro Falsini e a tutta la comunità di Salutio. Grazie.